L'antica fortezza di Sternatia, voluta dagli Orsini del Balzo, fu trasformata nel Settecento in una delle residenze nobiliari più affascinanti della provincia di Terra d'Otranto. Il processo di evoluzione architettonica fu voluto dalla famiglia Granafei, feudataria di Sternatia dal 1734. Gli storici dell'arte attribuiscono la progettazione del palazzo all'ingegno dell'architetto leccese Mauro Manieri. A ravvivare le geometrie lineari dell'edificio è il grande portale, realizzato in forma monumentale e sormontato dall'arme nobiliare dei Granafei. La parte superiore del palazzo è cinta da un'elegante balaustra, presente sull'intero perimetro della facciata. Il complesso edilizio ospita due giardini, decorati da eleganti scolpiture che adornano panche e cisterne. Gli spazi esterni sono organizzati in vari livelli e rappresentano dei veri gioielli dell'architettura dei giardini di fine Settecento. Ai Granafei apparteneva il frantoio ipogeo scavato interamente nella roccia e collocato nei pressi dell'antica Porta Filia, nella zona dove un tempo si estendeva il giardino nobiliare del palazzo. In passato l'invaso era costituito da due ambienti, poi unificati per favorire l'organizzazione di un nuovo trappeto, evidentemente più funzionale per la produzione dell'olio. Restaurato negli anni Ottanta, il frantoio fu utilizzato sino all'Ottocento ed ancora oggi si possono ammirare al suo interno le vasche originali e i resti dei torchi per il trattamento della pasta di olive. Per secoli i frantoi hanno sostenuto l'economia della penisola salentina e ancora oggi è possibile rivivere le fortune della storia olearia di Terra d'Otranto, grazie anche alla riqualificazione dell'antico trappeto Granafei.